Guadagnucci nasce il 18 aprile del 1915 a Castagnetola, paese sulle colline di Massa. A seguito della prematura scomparsa del padre, ne erediterà il nome Gigi. Secondo la tradizione di famiglia, il marmo sarà la sua vita. Poco dopo la metà degli anni 20 conosce lo scultore Ciberti, che viene da Brera e che lo introduce nel settore, assumendolo nel proprio laboratorio, dove impara a modellare il marmo. In seguito si dedica alla scultura funeraria, distinguendosi per la realizzazione in diretta dei suoi lavori, senza passare per il modello, abilità che gli procura una personale ed esclusiva clientela. Nel 1936 abbandona l'Italia a causa delle ostilità con il regime fascista. Con la ricerca e lo studio intuisce l'importanza del disegno nella pratica scultorea. Allo scoppio della guerra si arruolò nella Legione straniera e dopo la sconfitta della Francia partecipò alla Resistenza. Tornato a Massa nel 1950, vi rimase 3 anni prima di stabilirsi a Parigi, dove per un ventennio ne condivise attivamente il fervore artistico. Qui frequentò Gino Severini, Alberto Giacometti ed altri artisti emergenti. Nel 1967 prese parte alla Quinta Biennale di Scultura Internazionale di Carrara, al Simposium Internazionale per le Olimpiadi della Neve a Grenoble. L'esecuzione di una grande scultura destinata al Parco Cittadino gli aprì la strada verso una numerosa serie di commissioni pubbliche per opere monumentali. L'invito alla rassegna carrarese lo avvicinò invece all'Italia per l'opportunità di frequentare i grandi protagonisti della scultura. Cominciò a dedicarsi soprattutto ad opere monumentali per complessi scolastici e centri universitari, diradando la presenza alle mostre. Nel 1980, a causa di un'infiammazione al braccio, utilizzò la tecnica del bassorilievo. In questo periodo conobbe lo storico lucchese Piercarlo Santini. Negli anni 80 intensificò la partecipazione alle mostre straniere, viaggiando in Europa e in America. Nel 1983 sentì il bisogno di tornare definitivamente in Italia. Il Palazzo Comunale di Massa 3 anni più tardi installò una sua grande scultura. Poco dopo, la stessa provincia gli commissionò un bassorilievo di circa 5 metri destinato alla Sala della Resistenza del Palazzo Ducale. Nel 1993 gli fu dedicata dal Comune una grande retrospettiva al Castello Malaspina. Gigi Guadagnucci morì nel 2013, morì nell'abitazione atelier di Bergiola. Come annunciato, parliamo di questa mostra con la curatrice Elisabetta Matteucci, grande esperta d'arte da molti anni, non solo con competenze ma anche con grande passione per l'arte, vero? Sì, credo che alla fine il segreto per esprimere al meglio le proprie competenze professionali in un lavoro che uno ha scelto alla stregua di un hobby, perché questo è il mio caso, sia proprio la passione. Ecco, quest'artista e questa mostra, nessuno migliore di te può parlarcene. Allora, Guadagnucci è un artista straordinario, estremamente visionario, e la mostra proprio riunisce 14 sculture che coprono un arco della produzione che va dalla fine degli anni 50 al 2000, molto tendenti all'astrattismo. Visionario perché esse sono esplicative proprio non tanto di ciò che l'artista attinge dal reale, ma l'interpretazione estremamente soggettiva che lui dà del reale. Era un artista che lui amava definirsi apuano, ma capace di un messaggio, di un lessico, in grado di arrivare a qualsiasi latitudine, e l'ubiquità della collocazione delle sue opere diffuse in tutto il mondo lo testimoniano. Ecco, ma apuano proprio perché insomma le sue opere sono fatte con quello che è il materiale che caratterizza da anni anche l'economia del nostro territorio, ma che ha ispirato tanti artisti. Lui diceva di amare Michelangelo, e la modalità con cui lui lo lavorava, e sotto le sue mani il marmo arriva ad essere una materia duttile, estremamente leggera, in grado di acquisire una luce, una trasparenza, proprio come la luce delle vibrazioni, lui diceva che l'aveva attinta dalla scultura del Bernini, Apollo e Dafne. È una materia che lui arriva, per la sua porosità e la sua morbidezza e la sua duttilità, ad equiparare come l'epidermide di una donna.
Ecco, vorrei accompagnare il telespettatore e poi il visitatore, naturalmente consigliamo tutti di venire a vedere questa mostra, lo vorrei accompagnare insieme a te proprio dall'ingresso e come vivere, come guardare queste opere. Sì, allora innanzitutto queste sono opere che tendono all'astrazione e il suo modo di lavorare era un modo che è rivoluzionario rispetto a tutti, gran parte degli scultori del passato che si affidavano a degli esecutori nei laboratori, sceglievano il marmo di Carrara, il bianco P, quello più pregiato, per poi appunto dare origine ad una raffigurazione, un qualcosa di figurativo. Guadagnucci cosa fa? Lui stesso raccontava spesso nelle sue interviste che acquistava, sceglieva i marmi scartati, i sassi informi, quelli caratterizzati da una ferita, come la chiamava lui, vale a dire da un'imperfezione, quelli che Dio ci ha donato gratuitamente. Ebbene, una volta scelti, cercava di seguire questa ferita, questa caratteristica, per trovarci una tensione, una pulsione interiore. Da lì aggiungeva perizia artigianale, tecnica, sapienza tecnica portata all'ennesima potenza, questo grazie alla sua dimestichezza con i ferri del mestiere, perché due suoi fratelli erano scultori e uno dei due a 22 anni andrà a frequentare la scuola d'arte di Ginevra, e estremo senso lirico, estrema poesia. Dall'unione di queste due caratteristiche egli comincia a dare forma, una forma che la scopre in itinere, non c'è niente di precostituito, non c'è niente di programmato, non esiste calco. Egli comincia a lavorare attraverso questo dialogo spontaneo che si va cammin facendo con la stessa natura. E saranno o forme vegetali o forme astratte, estremamente sinuose, per cercare di carpire quello spirito interiore che la materia contiene. Ecco, qui c'è un esempio, tu l'hai chiamata Meteora. Sì, il titolo è Passaggio di Meteora, è una scultura il cui titolo dato dall'artista è già di per sé emblematico di questa tendenza all'astrazione, anziché appunto in un momento in cui tutti ritornano al figurativo o al neoclassico. Ecco, in questa scultura si capisce proprio il modus operandi dello scultore, poiché lui dice che negli anni 60, e così è vero, c'è la scoperta di questo nuovo strumento per la lavorazione del marmo, che sono i dischi diamantati. Lui, una volta che nel sasso informe, ancora allo stato grezzo, vede una traccia, una ferita, la insegue col disco diamantato, arrivando a praticare dei tagli e delle incisioni a 6 cm di profondità, distanti l'uno dall'altro, in maniera regolare, dopodiché arriva con lo scalpello, toglie il primo strato e continua, fin tanto che non raggiunge una concavità. L'equazione, diciamo, il ritmo tra concavità e convessità dà origine a una forma originale che lui ancora non ha costituita nella mente, ma la scopre cammin facendo. E un giorno lui raccontò che proprio osservando questi dischi che avevano praticato questi tagli paralleli e simmetrici l'uno accanto all'altro, si rese conto di quanto fossero così organizzati razionalmente e artisticamente, e da allora cominciò a aprire questi tagli, queste linee pieni e vuoti, e vennero fuori appunto le cosiddette meteore. In mostra al Fortino c'è anche pittura. Sì, il titolo della mostra è La sfida del bianco all'universo del colore. Che cosa significa? Il bianco è la somma di tutti i colori ed è un qualcosa di estremamente raffinato. Le sculture di Guadagnucci sono caratterizzate da un minimalismo raffinatissimo, da una spiritualità quasi zen, oserei dire. Ecco, a contrasto o come a corollario, come voi preferite, di queste sculture, di questa produzione plastica, c'è al primo piano la retrospettiva di tutta una serie di riflessioni create da parte degli autori protagonisti della pittura italiana a cavallo tra 800 e 900 su un unico genere, la natura morta, e quindi quadri estremamente colorati che si contrappongono nella loro eterogenea sensualità, potremmo dire, rispetto al candore così spirituale delle sculture di Guadagnucci. Quindi veramente una doppia emozione entrando al Fortino, io mi metto sempre dalla parte del telespettatore e quindi poi del visitatore che
prima dobbiamo invitare a venire e poi alle emozioni che prova entrando. Ma sì, io penso che l'arte è sempre un qualcosa che ci dà un'emozione. Prima di tutto nasce con una finalità consolatoria, pensiamo un po' all'arte religiosa, ma anche con una funzione, se pensiamo ai graffiti nelle grotte di Lascaux, alle pitture rupestri, con un qualcosa che era di buon auspicio, benaugurante, si raffigurava l'uomo che andava a caccia e con il desiderio di riuscire appunto a procacciarsi il cibo. Perciò oggi appunto nel nostro periodo andare a visitare una mostra d'arte significa quantomeno ritagliarsi nel proprio tempo libero una mezz'ora di godimento per gli occhi, per lo spirito, per il cuore, per la mente, cercando appunto di svagare, di distrarsi dalla realtà quotidiana, assaporando, diciamo così, le cose che si vedono. Ecco, le cose che si vedono, aggiungiamo anche che il 70% delle opere d'arte in tutto il mondo sono in Italia, quindi anche a consentire la fruizione di denaro, parliamoci chiaro anche da questo punto di vista. Questo è un settore, purtroppo, anche durante la pandemia, che ha avuto più problemi di altri o comunque problemi pari agli altri, quindi è importante non solo per noi stessi e per ciò che ne possiamo beneficiare, ma anche come, vogliamo dire, impegno civile e civico per la nostra Italia. Sì, assolutamente, credo che l'arte abbia una finalità democratica, esatto. Debba essere un bene universale a cui possono attingere qualsiasi persona, di qualsiasi stato, di qualsiasi ceto, di qualsiasi età. Etnia, e sicuramente noi italiani abbiamo nel nostro DNA un gene che è assolutamente caratteristico, diciamo espressamente proprio per quelle che sono le inclinazioni artistiche. Pensiamo al campo della moda, pensiamo al campo delle arti, ma la stessa contrapposizione o relazione, come più vi piace, tra le opere di scultura di Guadagnucci e queste opere di pittura, se pensiamo un po' in epoca neoclassica, il concetto delle cosiddette arti sorelle lo testimoniano. Quindi sicuramente è un segmento trainante nell'ambito della nostra economia, è un settore che ha sofferto come tanti altri settori in un periodo in cui non c'era spazio purtroppo per la distrazione, ma adesso io ho sempre pensato che quando un uomo non ha più passione, un uomo vuol dire che è morto, quindi adesso la vita deve ricominciare in sicurezza, ma anche cercando di riconquistare tutti quella spensieratezza e leggerezza, ma in senso positivo, che non vuol dire superficialità, per cui si gode le piccole cose della vita. Ecco, la pittura, l'arte, la scultura è una manifestazione del genio umano e che può dare certamente uno spiraglio di speranza a tutti noi.